Benvenuti su TG7 Basilicata. È stato un violento litigio ad attivare, nella mattinata di domenica 13 settembre, tramite il numero d'emergenza 112, l'intervento dei carabinieri dell'aliquota radiomobile di Policoro e della stazione di Montalbano Ionico, che sono subito andati in soccorso di una donna del piccolo centro ionico. La vittima, 36enne, denunciava l'episodio come l'ultimo di una catena iniziata la sera e notte precedente, durante la quale, oltre ad essere stata offesa e minacciata, era stata anche aggredita fisicamente e colpita con un bastone alle braccia. Nel suo racconto, inoltre, la donna descriveva analoghi episodi di ingiurie, minacce e violenza fisica che ormai da tempo era costretta a subire dal compagno. A testimonianza di quanto riferito, i segni evidenti di lividi sulle braccia, dovuti alle recenti percosse. Ma soltanto dopo l'ultima lite, la donna ha trovato la forza di denunciare i maltrattamenti. Così, al termine degli accertamenti, gli uomini dell'arma hanno tratto in arresto l'uomo, straniero di 22 anni, incensurato, e lo hanno accompagnato presso l'abitazione di un conoscente, ove rimarrà in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria materana.